Bentornati sul mio canale anche oggi per un video vlog che è dedicato a una grande manifestazione estiva che è stata Azzurro, manifestazione di Vittorio Salvetti che è esistita tra l'82 e il 92 per 8 anni, una gara, gli ultimi due invece una vetrina musicale. E la cosa particolare di questa manifestazione, per chi non la conoscesse, era che gli artisti si presentavano a squadre, perciò si parla di squadre, si parla di cantanti che concorrono tutti quanti per far vincere una squadra e non per vincere da solitari. E un'idea che poi fu ripresa diciamo quasi subito da Premiatissima, ad esempio. Insomma, ci furono altre manifestazioni o comunque altre trasmissioni che poi presero questa idea di Salvetti, dei cantanti in squadra. Oggi però vi racconto l'edizione numero 7 dell'Azzurro. Siamo quasi in fondo con questa Azzurro, quindi con questa serie, alla 7ª edizione di Azzurro, cioè quella del 1988. Quindi buona visione e benvenuti sul mio canale. Allora Daniela, chi abbiamo tanto per cominciare? Nick Cannon, Tell Me. Nick Cannon. La 7ª edizione di Azzurro si è tenuta al Teatro Petruzzelli di Bari durante la primavera dell'88. Fu trasmessa per 3 puntate su Italia 1. La finale andò in onda il 22 di maggio. La conduzione venne affidata a Gerry Scotti con Andrea e Vittorio Salvetti. La sigla iniziale era affidata a Umberto Tozzi, che cantò immensamente. Allora, le squadre partecipanti a questo Azzurro 7ª edizione saranno esattamente 5 squadre, va bene? 5 squadre composte talvolta da 5 artisti, talvolta da 4, dipende. Erano rappresentate da capitane come l'anno precedente, che erano modelle, che erano veline, e quindi ogni capitana in realtà era una modella, va bene? Che appunto rappresentava la squadra. Le squadre quindi sono 5, ve le dirò in ordine di classifica, perciò inizio da quella più bassa, quella che è arrivata peggio, in questo caso è la squadra dei Gabbiani. La squadra dei Gabbiani, che come capitana avrà una certa Carmen, i voti che prenderà saranno esattamente 1220, e gli artisti all'interno di questa squadra saranno Steve Rogers Band con Alzati la gonna, i Gas Nevada con Sometimes, i Bros con When Will I Be Famous, canteranno anche Drop the Boy, e poi Spagna, che invece canterà Every Girl and Boy. Questi sono praticamente gli artisti della squadra dei Gabbiani. La squadra delle Stelle Marine avrà come capitana Katrina, la famosa Katrina, voti 1220. No, viene da ridere che ogni volta che vedo questo nome viene in mente quello di TikTok che fa Katrina. Allora, attenzione quindi. Allora, squadra delle Stelle Marine sarà composta da Marcella Bella con Il colore rosso dell'amore, i De Novo con Un fuoco, ci saranno anche gli Shack Attack con Doctor Doctor, Ma Bianco canterà Don't Blame It On That Girl, e poi i 900 con Broadway. Era bellissima quella canzone lì, veramente molto molto bella. Avranno 1220 voti e arriveranno penultimi, va bene, ad arrivare terzo, quindi si va sul podio adesso, si va sul podio ad arrivare terzi. Ad Azzurro sarà la squadra delle Sirene, sarà capitanata da una certa Daniela. I voti saranno 1311 e i componenti di questo gruppo saranno i Gypsy King con Bamboleo, Tracy Spencer che ci riprova con To Tango 2, poi gli Everything But The Girl che arriveranno con These Early Days, e Mandy Smith con Boys and Girls, chiamata anche solo Mandy, e poi Nick Cannon che invece canterà Tell Me. Al secondo posto di Azzurro 88 arriveranno i Delfini, la capitana è Lynn, i voti sono 1328. I componenti di questa squadra saranno Vanessa Paradis con Jolie Taxi, Chalpin e Scarlett con Pregherei, la Judy Kicks canterà I Still Love You, Black con Wonderful Life e Kim Wilde che arriverà con Hey Mr. Harry. E poi infine la squadra che vince l'Azzurro dell'88 sarà la squadra dei Cinni, la capitana è la modella Sonia, i voti sono 1340. I componenti di questa squadra saranno Eddie Grant canterà Gimme Hope Joanna,
Gush Patti, ma allora con Let Be Must The Queen, Climbing Fish, bella canzone con Love Changes Everything, e poi ci sarà la Betty Villani con Del Nuevo Tu, cover di grande pezzo di Lucio Battisti in spagnolo, e poi Africa Bambaataa con Request. Sono questi gli artisti che sono in gara all'Azzurro del 1988. A questo punto torniamo indietro di qualche anno, e lo facciamo con un motivo che inizialmente era italiano e che poi è stato rifatto in spagnolo. È risultato un successo. De nuevo tu, Betty Villani! E per quanto riguarda le classifiche relativamente a queste canzoni, le classifiche sono veramente ricchissime di pezzi, perché queste canzoni erano le canzoni dell'estate proprio dell'88, assolutamente sì, le più vendute in assoluto proprio. Abbiamo una rappresentanza dell'88 nell'Azzurro non indifferente. Il 45 giri più venduto sarà quello di Nick Cayman, si chiama Tell Me, che sarà il numero 3, volevo dirlo. Al numero 12 c'è Every Boy and Girl di Spagna, al numero 15 c'è Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant, numero 21 Request degli Africa Bambaataa, al numero 23 Wonderful Life Black, numero 29 De Nuevo Tu di Betty Villani, numero 33 Alzati la gonna della Steve Roger Band, e al numero 37 Bamboleo Gypsy King, al numero 46 Joy Taxi di Vanessa Paradis, numero 52 Boys and Girls di Mandy Smith, numero 57 Hey Miss Harry di Kim Wilde, numero 70 Don't Blame It on That Girl, la canzone di Ma Bianco, e al numero 72 la canzone di Gush Patti che si chiama Let Be Mass The Queen. Per quanto invece riguarda gli album più venduti ad Azzurro, saranno il più venduto quello di Nick Cayman, un'altra volta, l'album si intitola As, al numero 24, numero 35 c'è una compilation di interpreti vari che è Freeway Estate 88, numero 51 c'è Push, l'intero di Bros, al numero 59 Freeway 88, un'altra compilation della Freeway, numero 79 Un Morse Via di Scialpi, numero 85 l'intero album dei Black Wonderful Life, al numero 93 Alzati la gonna Steve Roger Band, e al numero 100 l'intero album di Ma Bianco. Questi dischi più venduti dall'Azzurro del 1988. Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands! Forza! Su! Forza! Più forte! Dobbiamo sentire! Everybody! Everybody clap your hands! Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano... Africa Bambaataa! Africa Bambaataa! And Reckless! E un Azzurro quindi quasi addirittura d'arrivo, anche se non del tutto addirittura d'arrivo, insomma, voglio dire, ci sono ancora degli anni da fare insieme, ancora degli anni con le gare, perciò tranquilli, però insomma abbiamo già superato ampiamente la metà della sua vita, perché come sapete solo per 10 anni insomma è esistito Azzurro, e quindi diciamo che siamo già nella seconda parte, ecco, della carriera di Azzurro. Una storia che sto portando avanti alternandola a quella del Sun and Sun Estate, del disco per l'estate, che è molto più lunga perché è iniziata nel 64 e finiva nel 2003, perciò quella c'è da parlarne ancora per un po'. Questa l'alterna, ecco, diciamo, giusto per vedere un po' più ampiamente le canzoni dell'estate dell'88, che se poi se le volete vedere ancora più ampiamente ancora vi consiglio di andare a vedere anche l'intera serie che ho fatto l'estate scorsa dedicata al Festival Bar, quindi ho parlato dell'estate anche l'anno scorso con questa grande manifestazione che fu il Festival Bar. Oggi invece mi sono concentrato su Azzurro, su tutte le canzoni, gli artisti di questa edizione dell'88. C'ho una playlist che ne parla, perciò andate pure nel mio canale a vedere l'intera playlist per vedere tutta la storia di Azzurro, come ho anche attualmente, sto aggiornando giorno giorno quella relativamente al disco per l'estate, perciò andate pure a vedere, sono tantissime le playlist che dedico alle grandi canzoni dell'estate. Se vi fa piacere anche a me, se vi iscrivete al canale, vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale.